Insomma, salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Dobbiamo tornare a parlare un pochino di un argomento molto 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 importante che ovviamente riguarda il nostro mercato, perché come voi sapete la Juve è sempre sempre sempre, insomma, alla ricerca di, sistema un pochino le cose qui, è sempre comunque alla ricerca di profili di alto livello per andare comunque a migliorare la squadra. Questi profili di alto livello sono di vario tipo, tra cui negli ultimi giorni è spuntato fuori un giocatore che per adesso a me sembra un po' un errore. E vi spiego il perché. Perché mi sembra un errore? Perché il giocatore è bravissimo, perché il giocatore ha talento, perché il giocatore è importante, ma il giocatore occupa una posizione del campo che purtroppo è già occupata. Ma fra pochi secondi noi torniamo a parlare un pochino di questo argomento, cercando anche di farvi capire quali sono le verità dietro questa voce. Prima di iniziare, tre cose molto semplici: iscrizione, il solito like, la solita campanellina, ovviamente sempre delle notifiche per rimanere ovviamente sempre aggiornati. Mi raccomando ragazzi, è veramente molto importante e io vi ricordo ovviamente come al solito, se voi non attivate la solita campanellina delle notifiche non vi arrivano mai i video. Mi raccomando, escono sempre contenuti nuovi tutti i giorni, però ovviamente questo è, e se volete potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei miei social. Dallo United potrebbe arrivare Alejandro Garnacho, giocatore argentino di 20 anni che quest'anno sta veramente soffrendo molto in Inghilterra. Piccola premessa importante: lo United è una squadra ormai alla frutta, veramente totalmente, è una squadra gestita malissimo, allenata da una persona che per me non è adatta ad allenare, cioè io non so come Ten Hag possa fare l'allenatore nella vita, l'ho sempre detto, ha azzeccato una stagione buona in carriera e lo fanno passare come un filosofo assoluto, quando realmente io non capisco come possa allenare lo United. Fatto sta che Alejandro è uno dei giocatori meno visti da Ten Hag, che quest'anno lo ha proprio abbandonato a se stesso, cioè lo ha proprio lasciato lì da solo, dando spazio ad altri giocatori. Diciamo che questo non piace a Garnacho, che negli ultimi giorni, insomma, è stato anche protagonista di varie voci di mercato, tra cui quella che lo vedono al centro di un piano Juventus per giugno. Ovviamente stiamo parlando di un'ala che gioca prevalentemente a sinistra, ma anche di un giocatore che può ricoprire anche altri ruoli offensivi. È un giocatore molto rapido, molto veloce, molto tecnico. A me piace veramente tanto. È un giocatore che mi piace, però c'è un piccolo problema su Garnacho. Il piccolo problema su Garnacho riguarda la sua posizione in campo. Essendo lui un'ala sinistra o comunque un giocatore che gioca in quella zona di campo, credo che alla Juve ci sia già un giocatore che fa quel tipo di ruolo, che è Yıldız. Yıldız è un giocatore di assoluta qualità, di assoluto livello, che la Juve sta cercando comunque, ragazzi, di far crescere al 100%. Io non me la sento oggi di mettere Yıldız da parte per favorire Garnacho. Per quanto mi riguarda, Garnacho rimane un giocatore di assoluto livello, veramente un giocatore clamoroso a mio modestissimo avviso, che lo United secondo me non sa sfruttare, ma qualora tu dovessi prendere Garnacho, sai che comunque Yıldız rischia molto, perché i due sono molto simili anche a livello di gioco, sono due giocatori secondo me molto simili, e quindi sono entrambi giocatori che in una squadra comunque non possono coesistere, secondo me, in mezzo al campo. Sì, potrebbero coesistere se trovi l'allenatore giusto per farli coesistere, però insomma, sicuramente stiamo parlando di un giocatore che ha delle qualità tipiche e quindi di conseguenza devi guardare decentemente questa cosa. Ora, io te lo dico sinceramente, te lo dico con grande onestà, costa 50 milioni sto ragazzo, non costa poco, 50 milioni di euro sono veramente un sacco di soldi, un sacco insomma, di un investimento comunque molto importante. Se lo prendi ovviamente per farlo giocare titolare, cioè non è un giocatore che tu prendi per averlo lì e basta. Io non vado a spendere 50 milioni di euro su un giocatore che alla fine del discorso, cioè, non è un giocatore che io da questo punto di vista posso usare. Quindi, per quanto mi riguarda e per come la vedo io, questo è un giocatore che, per come la vedo, ripeto, se lo prendi per farlo giocare titolare. Io credo che il problema non sia Garnacho, cioè allo United tanta gente si trova male, la maggior parte della gente che gioca allo United si trova male, fateci caso, sono anni ormai
che lo United rappresenta per i giocatori un problema, cioè questa squadra non riesce praticamente a dare vita a dei talenti di primo livello, la maggior parte dei giocatori che ci va non rende, quindi è una squadra che per me è incomprensibile come possa essere gestita. Garnacho a me piace, sapete perché? Perché è un giocatore intelligente a livello proprio di gioco. Allora, io penso che si sta andando a livello, diciamo, di gioco del calcio verso una nuova era di giocatori che non sono ali pure, ma sono giocatori che non fanno l'ala pura, ma che sono giocatori che possono giocare sull'esterno senza fare l'ala. Anche Yıldız stesso, se tu lo metti a sinistra, secondo me lo sprechi un po'. L'ho sempre detto, per me Yıldız è un giocatore che rende meglio dal punto di vista, diciamo, interno del campo. Quindi è un giocatore che secondo me sta bene in mezzo al campo. Ed è comunque un giocatore che secondo me può giocare a sinistra, ma non è un'ala pura. Si va verso quella direzione là. Cioè, stanno uscendo una marea di giocatori ultimamente che giocano sulle fasce, ma che non sono ali. Cioè, giocatori che sono bravi nell'occupare la zona, ma non sono ali, cioè non sono giocatori che saltano l'uomo sistematicamente o che sono giocatori che vanno a crossare sempre. Sono giocatori che hanno dribbling, che hanno tecnica, che hanno però anche la capacità di, diciamo, essere dei giocatori non propriamente veloci, velocissimi, che hanno ad esempio il turbo. Sono giocatori rapidi, ma non ali classiche. Si va verso quella direzione lì, quindi si creano questi talenti di questo tipo qua che sono molto particolari. Garnacho è un giocatore che secondo voi fa bene alla Juve? Secondo me sì, perché sicuramente lui ha talento. Però purtroppo, ragazzi, dobbiamo essere sinceri e dobbiamo essere oggettivi. Il giocatore, per quanto mi riguarda, se arriva, ovviamente c'è Yıldız. Cioè, c'è un problema con Yıldız. Yıldız e Garnacho in campo fanno la stessa identica cosa. Punto. Forse Yıldız è un pochino, diciamo, più adatto nel fare il giocatore dietro le punte rispetto a Garnacho, che in realtà ha un tipo di, diciamo, di gioco completamente diverso, un tipo di, diciamo, di elemento completamente diverso. Questo sì, ma per quanto mi riguarda, alla fine fanno le stesse identiche cose. Quindi, come la vuoi girare, gira, come la vuoi dire, la vuoi dire, come la vuoi mettere, la vuoi mettere. Alla fine, se arriva Garnacho, tu te devi rendere conto che Yıldız o lo saluti o lo metti in panchina, perché io non vado a spendere 50 milioni per un giocatore come Garnacho. Siccome tra Garnacho e Yıldız io penso che Yıldız abbia delle qualità in più al momento, quindi penso che Yıldız a livello penso che Yıldız il problema sia a livello di mentalità. Penso che a livello di mentalità debba ancora crescere parecchio. Cioè, se io devo trovare un difetto è la testa di Yıldız al momento. È come se lui è ancora un po' immaturo. Ok? Garnacho dal punto di vista mentale è un po' più avanti di lui. Tecnicamente non c'è paragone, cioè per quanto io adori Garnacho, per me Yıldız dal punto di vista tecnico c'ha qualcosa di più rispetto a lui, eh? Ha qualcosa in più nettamente rispetto a lui, e quindi di conseguenza non riesco a dire, sai, prendiamo Garnacho e mettiamo da parte Kenan, perché per me è sbagliato, cioè essendo io uno di quelli che su Yıldız dal primo momento ho voluto spingere, perché io ho spinto, voglio dire, per Yıldız dal primissimo momento, cioè praticamente da quando è arrivato in bianconero ho detto questo diventerà un top, non mi piace metterlo da parte per quanto riguarda ovviamente la situazione relativa insomma a Garnacho. Quindi volevo sapere un pochino da voi cosa, poi vi dico anche la verità e dico anche un'altra cosa molto molto importante. Sono tanti soldi, per me 50 milioni oggi non li vale. Te lo dico con grande Te lo dico con grande serenità, per me 50 milioni oggi non li vale, per me Garnacho vale molto di meno. Punto. Io non spenderei 50 milioni per Alejandro Garnacho oggi, cioè per quanto lui sia bravissimo, per quanto lui sia adatto, per quanto lui sia un giocatore di livello, io non spenderei 50 milioni per un giocatore come Garnacho. Sarò strano io? Forse, sicuramente, molti lo spenderebbero, molti spenderebbero quei soldi. Io non ritengo che quel denaro sia oggi un quantitativo di denaro giusto per quello che sto vedendo in mezzo al campo. Ti dico la verità, altrimenti ti potrei mentire tranquillamente. Ti dico la verità, per me non è un quantitativo comunque giusto. Quindi voglio sapere un pochino voi cosa ne pensate di sto ragazzo, cioè sapere anche un pochino quali sono le vostre personali opinioni a proposito
di questo giocatore, quindi conoscere un pochino quali sono le vostre idee. Cioè, voi che pensate di Garnacho, fondamentalmente parlando? È un giocatore che vi piacerebbe vedere in bianconero? Cioè, è uno che vi piace, lo conoscete? Fatemi sapere un pochino nei commenti cosa ne pensate. Sono curioso delle vostre opinioni a proposito di questo ragazzo, ragazzi, quindi fatemi sapere un po'.